È un 2015 da record per il turismo veneto. Mai così tanti ospiti nella nostra regione, che ha visto oltre 17 milioni di arrivi negli scorsi 12 mesi, confermandosi leader della classifica del turismo nazionale. Un incremento del 6,1% rispetto al 2014, per un totale di 63.232.000 presenze, vicinissime al record assoluto di 63.400.000 registrato nel 2011. Crescono in particolare sia gli italiani con più 6,7% di arrivi, sia gli stranieri più 5,8%, tra i quali si segnala il grande exploit della Cina, che con 830.000 turisti giunti nel 2015 e una spesa media di 180 euro al giorno, si classifica al secondo posto degli stati esteri per numeri di arrivi e non in quanto a presenze, in una graduatoria ancora dominata da Germania e Austria. Per il Veneto, prima regione turistica italiana, anche il sesto posto in Europa, preceduta da Canarie, Île-de-France, Catalogna, Croazia e Baleari. Un successo reso possibile grazie anche alla diversificazione dell'offerta turistica regionale, con le città d'arte a farla da padrone, record nel 2015 con 19,7 milioni di presenze, seguite da lago, montagna, terme e località balneari, unico comprensorio ad aver registrato un calo rispetto all'anno scorso, pur restando quello con maggiori numeri di arrivi e presenze. Seguite da lago, montagna, terme e località balneari, unico comprensorio ad aver registrato un calo rispetto all'anno scorso, pur restando quello con maggiori numeri di arrivi e presenze. Nel 2015 in tutte le province i dati sono in aumento e si distinguono in particolare Belluno, più 9,6% di arrivi e più 4% di presenze, e Padova, più 8,8% di arrivi e più 5,6% di presenze. Quanto alla tipologia di accoglienza preferita, gran parte dei turisti sceglie la struttura alberghiera, 69,2% degli arrivi, e in particolare gli alberghi a 4 e 5 stelle, che registrano un più 15,6% delle presenze rispetto al 2014. Tra gli esercizi complementari, i maggiori flussi turistici sono diretti verso campeggi e villaggi turistici, 14,7%, mentre agriturismi e bed and breakfast accolgono circa l'1,5% dei turisti che alloggiano in Veneto. E se i risultati del 2015 sono da record, le previsioni per il 2016 sugli arrivi internazionali, secondo le stime del CISET, sono altrettanto positive. Ancora crescita per tutti i settori, sempre trainati dalle città d'arte, e incremento degli stranieri di area extraeuropea, in particolare da Giappone, Stati Uniti e Cina. Insomma, anche nel 2016 il turismo veneto potrà continuare a volare.